notizie dell'Ucraina è il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Cosa sta succedendo davvero in Ucraina e cosa sta accadendo nell'equilibrio globale del pianeta a causa della guerra? Bentornati da Carlo Intini, Bakhmut, epicentro dell'offensiva delle forze russe nel Donbass. Sulle sorti della città arrivano voci contrastanti. Ai rumors di un imminente ritiro dei 10.000 soldati ucraini ancora nel centro abitato, replicano le forze armate di Kiev, che annunciano la volontà di rafforzare le posizioni. La situazione sul campo resta difficilissima per gli ucraini, vittime dell'azione a tenaglia delle truppe di Mosca, che premono da nord, est e da sud, lasciando solo una strada ad ovest libera per un eventuale ripiegamento. Sui possibili scenari in Donbass, in caso di caduta di Bakhmut, è intervenuto dalla Giordania il segretario alla difesa americano Lloyd Austin. La caduta di Bakhmut non implica necessariamente che i russi abbiano cambiato il corso del conflitto. Se Bakhmut dovesse capitolare, non sarebbe una battuta d'arresto strategica se ci fosse un riposizionamento delle forze ucraine a ovest della città. Per far fronte alla carenza di mezzi pesanti dopo le numerose perdite subite in 12 mesi di guerra, l'esercito russo sta dispiegando carri armati T-62 vecchi di 60 anni. Lo scrive l'intelligence britannica. Dall'estate scorsa circa 800 T-62 sono stati prelevati dai depositi e dotati di sistema di avvistamento aggiornati, che molto probabilmente miglioreranno la loro efficienza notturna. Il governo ucraino ha nominato Semen Krivonos nuovo capo dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione. La nomina va letta nel quadro delle riforme chieste dall'Unione Europea in tema di anticorruzione, anche alla luce dei diversi episodi di corruzione che negli ultimi mesi hanno visto protagonisti esponenti dell'amministrazione e dell'esercito, non ultimo lo scandalo per le spese gonfiate per i rifornimenti di cibo ai soldati. L'accordo sul corridoio umanitario nel Mar Nero per l'esportazione del grano ucraino e russo. Un successo diplomatico portato avanti dalla Turchia assieme all'ONU lo scorso luglio, che andrà rinnovato alla sua scadenza il 18 marzo. Sul tema intervenuto il ministro degli esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu. La Turchia sta lavorando intensamente per l'attuazione senza problemi e l'ulteriore estensione dell'accordo del Mar Nero sui cereali. L'accordo era stato esteso una prima volta lo scorso mese di novembre. Nei giorni scorsi Mosca aveva sottolineato di essere disposta a prolungare l'intesa a patto che gli interessi del suo comparto agricolo siano presi in considerazione. E per ora è tutto, ulteriori aggiornamenti sul sito adnkronos.com.